focus del Merano Wine Festival di quest'anno è Quo Vadis, un interrogativo che ruota intorno alla sostenibilità ambientale e al cambiamento climatico. L'Abruzzo in questo senso presente anche quest'anno a questa edizione, come vuole affrontare queste sfide? Ma la Regione Abruzzo sui cambiamenti, su quella che è il percorso della prospettiva futura, sta lavorando in maniera importante. Abbiamo costruito quello che è il CSR, lo strumento di programmazione legato ai fondi comunitari in agricoltura della nostra regione, proprio sulla sostenibilità, partendo da un contenuto ambientale, valorizzandolo, mettendoci le condizioni degli investimenti legati proprio all'innovazione, alla digitalizzazione e a quello che può essere una valorizzazione delle aziende rispetto alle tutele dell'ambiente, ma con l'obiettivo vero di crearci economia e quindi crearci anche la sostenibilità sociale e lavorativa. Cioè abbiamo riempito di contenuti in quella che è la programmazione. Questo Merano che ci vede protagonisti in termini istituzionali per il terzo anno consecutivo, e come si vede dalla struttura, dalla partecipazione, stiamo crescendo di anno in anno. Questa è la, come dicevamo, la nostra terza edizione sulle 33 che si sono fatte. Stiamo investendo sulla promozione in maniera importante, ritenendo che Merano, che è di per sé l'evento più cool, l'evento più d'immagine del salotto buono del vino, ma dove oltre questo c'è la possibilità di portare aziende che riguardano anche il settore del food in generale. Abbiamo presenza di show cooking continuativi durante queste giornate, dove tramite l'URCA, l'associazione dei cuochi abruzzesi, stiamo facendo e promuovendo una serie di piatti che rappresentano l'intero territorio d'Abruzzo. Novità di quest'anno sono anche le aree dei territori, questo perché probabilmente non è soltanto il vino a essere protagonista di questo kermesse, ma anche l'eleganza e l'esclusività dei territori. Assolutamente sì, noi partecipiamo a Merano raccontando il brand Abruzzo, abbiamo costruito un modello di organizzazione, di approccio, dove abbiamo dentro le camere di commercio, dove abbiamo dentro il sistema dei GAL, abbiamo dentro tutti i soggetti, il consorzio tutela, abbiamo dentro insomma tutti coloro i quali sono gli attori e i protagonisti dei territori in un'unica regia, dietro un'unica bandiera che è quella della Regione Abruzzo, e raccontiamo ovunque quelle che sono le peculiarità dell'Abruzzo nell'estensione dei suoi territori. E quindi oggi, domani e nei prossimi giorni qui a Merano racconteremo questo, lo racconteremo tramite la qualità e tramite le eccellenze dei nostri territori, che sono uniche e che non sono seconde a nessuno, come lo è la nostra regione, che ha una particolarità che stiamo raccontando ormai negli anni, che è una regione che ha un'opportunità unica, si scia e si vede il mare, è una regione che ha tre parchi nazionali, un parco regionale, 26 aree protette regionali, un'area marina protetta, cioè una regione che ha della qualità ambientale un punto di forza, e da questa qualità ambientale non possono che esserci prodotti che hanno una qualità, mi permetto di dire, superiore a quella degli altri territori, e siamo un'esclusività. Abbiamo un grande problema, abbiamo avuto negli anni, siamo molto timidi nel farci conoscere. E questa timidezza la stiamo superando, e la partecipazione a tanti eventi, tra cui Merano, Wine Festival, ne è una testimonianza, e credo che i risultati delle esportazioni, i risultati della crescita del settore dell'agrifugio siano legati proprio a questo tipo di attività, che oltre alla capacità enorme dei nostri produttori. La presenza qui oggi nello spazio legato all'Abruzzo, che è diventato un protagonista assoluto, credo che ne sia la testimonianza. Tra gli enti più attivi e dinamici alla 33esima edizione del Merano Wine Festival, anche le camere di commercio, come quella di Chieti Pescara, siamo qui con il vicepresidente della Camera di Commercio. Che edizione è questa del Merano Wine Festival e che opportunità rappresenta per le imprese? Ma innanzitutto, più che festival, è una vera e propria esperienza, veramente organizzato bene, l'Abruzzo ha un'ottima presenza dal mio punto di vista, c'è la possibilità di incontrare molti buyer, soprattutto del mercato non solo nord italiano ma anche quello tedesco dell'est Europa. E uno dei momenti, credo, dell'anno dove è possibile, ecco, fare affari, per cui è molto importante la presenza delle nostre aziende. Credo che siamo ormai a 50 aziende dall'Abruzzo, su un totale comunque di 1000 aziende, considerato che ci sono
delle regioni ovviamente numericamente più importanti di noi, quindi riteniamo che appunto questa presenza sia importante. È un momento, come dire, per tutti, per confrontarsi, per in qualche modo ricercare anche quelle che sono le nuove frontiere di un settore che sta subendo, come molti altri settori, comunque il cambiamento climatico. Bisogna fare conti con questo, ma insomma credo che in Abruzzo possiamo continuare a fare un buon lavoro. Le camere sono sempre presenti, ormai sono diversi anni che c'è questa sinergia con la regione, con l'altra camera, in questo caso con i GAL abruzzesi, che stanno facendo dal mio punto di vista un ottimo lavoro, non solo nel settore enogastronomico, ma come dire nella valorizzazione del territorio, quindi in generale nell'accoglienza del turista, e quindi ecco, siamo soddisfatti. C'è un'unione tra enti, tra realtà esistenti a livello istituzionale, ma c'è anche un'attenzione sempre più viva verso proprio un'informazione, una valorizzazione della nostra regione Abruzzo, perché quest'anno per la prima volta c'è anche questo stand dedicato all'Abruzzo, cioè questo punto informativo dove appunto sappiamo che ci sono tutta una serie di ragazzi impegnati nel settore della ristorazione e del turismo. La nuova generazione è un volano proprio per il futuro della nostra regione e dell'enogastronomia. Sì, Camera Chieti Pescara ha voluto fortemente questa sinergia, ci abbiamo lavorato da tanti anni e, come dire, era auspicabile. Non possiamo non presentarci in modo sinergico con tutte le forze possibili che abbiamo, per cui sotto questo punto di vista siamo assolutamente d'accordo. Le nuove generazioni sono il futuro di questo settore. È evidente che su questo dobbiamo puntare, probabilmente, come spesso diciamo, non è la soluzione di tutte le problematiche, non c'è solo questo nel nostro futuro, ma sicuramente l'enogastronomia, la produzione tipica, l'accoglienza, il territorio è quello che noi abbiamo, è quello che noi dobbiamo valorizzare, e le nuove generazioni sono anche più brave di noi, per cui dobbiamo insistere. L'Abruzzo è protagonista al Merano Wine Festival 33esima edizione anche grazie soprattutto ai GAL, che hanno sviluppato un innovativo progetto che si chiama Terre d'Abruzzo. In che cosa consiste? Terre d'Abruzzo è l'unione degli 8 GAL della regione Abruzzo che si sono messi insieme per promuovere ancora con più forza le nostre tipicità, il nostro territorio, le nostre bellezze, la nostra cultura. Quindi tutti insieme per un unico obiettivo: Abruzzo avanti tutta. La vetrina di Merano è sempre un'occasione di crescita per tutte le imprese che veicolano, per tutte diciamo tutti i protagonisti di questo settore che rappresenta. Per il futuro ci sono degli sbocchi nuovi, ci sono delle strategie diverse? Beh, intanto Merano Wine Festival credo che sia una delle manifestazioni al top, in cui prodotti di eccellenza, e quando dico eccellenza sottolineerei, e la testimonianza sono anche le tante aziende abruzzesi che sono qui presenti, che ovviamente non cito singolarmente, ma ne sono tantissime, sono veramente di un livello altissimo, promuove questa tipologia di prodotti, cioè non c'è un prodotto, come dire, di basso livello. Qui c'è veramente l'eccellenza dell'Italia e c'è l'eccellenza della nostra regione Abruzzo, una regione che purtroppo forse negli anni ha sempre sottovalutato le proprie qualità, le proprie tipicità, le proprie eccellenze, non promuovendole. Invece da alcuni anni i GAL, la regione Abruzzo e le Camere di Commercio abbiamo capito che dobbiamo fare sinergia, unione e portare avanti un discorso a favore delle nostre aziende e della nostra regione.